Buongiorno, buongiorno cari amici, bentrovati. Io colgo l'occasione prima di iniziare questa intervista con un mio caro amico di ringraziare tutte le persone che seguono le trasmissioni di TVBN sia per quanto riguarda il canale YouTube che per quanto riguarda la pagina Facebook. Un ringraziamento particolare anche a tutti i visitatori del sito internet ufficiale della web TV, tvbnweb.it. Grazie mille. Mi trovo stamattina in compagnia con un mio caro amico, un mio vecchio amico, con il quale voglio parlare di storia, storia trapanese. Ecco, lui è Pippo Di Stefano, molto conosciuto a Trapani. E la prima domanda che mi viene da porgere a Pippo è: se io, Pippo, ti dico gli angeli, tu cosa mi rispondi? E innanzitutto buongiorno a tutti. E gli angeli, la storia musicale di Trapani, la storia la definirei così, perché hanno fatto veramente la storia degli angeli, sia musicalmente che umanamente, come persone, sul lato umano. Gli angeli, tutto. Per me gli angeli sono stati tutto, una famiglia, amici, tutto. Gli angeli, Cari non trovo amici, altri aggettivi. l'emozione ti si vede in viso. Cari amici, Gli Angeli, un complesso musicale che ha fatto la storia qui a Trapani negli anni 60, 70, 80 e anche parte degli anni 90. Io volevo chiederti, ma tu sei stato componente degli Angeli. Allora ricordo, io ero un ragazzino, che in quasi tutti i matrimoni non si parlava altro che degli angeli. E questa è una cosa che tu potresti confermare. Quanti matrimoni facevate all'epoca? Non te lo so dire, guarda, tantissimi, tantissimi. Io sono entrato con gli angeli a far parte di questa grande famiglia nel 79, gennaio del 79, fino al 2005, quando è che poi abbiamo smesso. E ti posso dire che, cioè, tutta la settimana, tutto il mese eravamo sempre impegnati, tra matrimoni, serate. Noi per lo più suonavamo, mi ricordo, nel Massalese. Infatti là si prenotavano i matrimoni 2, addirittura 3 anni prima. Sì, all'epoca era così. E quando poi i trapanesi cercavano il gruppo che ha compreso gli angeli, telefonavano: sai, il matrimonio? No, siamo impegnati. Ma come si fa questo? Certamente, perché là si impegnavano 2 anni prima. Quindi avevate l'agenda completamente piena, che Sì, non sì, potevate sì, nemmeno, sì. diciamo, Noi, accontentare tutte le no, richieste che. impossibile, impossibile, perché ripeto. E soprattutto nel Massalese, Delfino, Sala Delfino, La Favorita, il Colorado, poi subentrato al Minoa, sempre il Colorado, poi il Paradise, tutte, diciamo, eravamo di casa lì noi, perché suonavamo quasi Pippo, tutto ti volevo sopra. chiedere, visto il vostro grande, diciamo, successo, eravate davvero conosciuti, c'era anche da parte di qualche altro complesso musicale un po' di invidia verso di voi? Non so, c'è qualche cosa che magari è successa tra un complesso e un altro? Perché voi eravate davvero il massimo. Sì, e diciamo c'era rivalità più che altro allora con i giovani. I giovani era pure un gruppo all'avanguardia, bravi, bravi, bravi musicisti, e c'era questa rivalità giovani e gli angeli, però per lo più la gente, il popolo preferiva gli angeli. E quindi poi da parte di altri gruppi musicali di allora, anni 60, 70, diciamo che c'era il massimo rispetto per gli angeli.
E infatti io ricordo, perché ricordo alcuni matrimoni che io ero ragazzino e ricordo la vostra partecipazione e sentivo sempre questi idee. Però è possibile che il vostro successo sia stato dovuto oltre che alla vostra bravura, perché sicuramente eravate il massimo della musica trapanese, ma anche a questo nome. Perché gli angeli? Non te lo so dire questo, Gli angeli, non te lo tu so sei dire. entrato nel 79. Oh, sì, ho provato a scoprire questo perché hanno messo questo nome, gli angeli, ma non ci sono riuscito a sapere mai il perché, il motivo, gli angeli. Pippo, io desideravo sapere, ovviamente mi affascina molto parlare con te di questo argomento perché sono molto sensibile a quella che è la storia della nostra città e gli Angeli, sicuramente questo complesso musicale ha scritto una pagina importante di storia per quanto riguarda appunto il settore musicale della nostra Trapani. Volevo chiederti, tu intanto che ruolo avevi all'interno del complesso e che strumento suonavi? E poi ovviamente ti chiedo, e così li facciamo conoscere anche ai più, a tutti quelli che seguono, se vogliamo ricordare uno per uno i componenti del gruppo e gli strumenti che appunto suonavano. Dunque, io suonavo la chitarra a basso e cantavo. Gli Angeli sono nati nel 62 con la formazione iniziale che era il maestro Enzo Licata, che allora era fisarmonica e tastiera, però allora lui aveva il Coldovox, che era uno strumento meraviglioso. Poi c'era Michele Lombardo, il maestro Michele, grande Michele Lombardo, alla chitarra. Poi c'era il maestro Nino Barbiera, sax e violino. Poi, Ciccio, no, all'inizio Nicola Lombardo alla batteria e Renato Lazzari che cantava e suonava pure il contrabbasso. Subito dopo un anno, mi pare un anno e qualcosa, Nicola Lombardo ebbe il posto alla banca e quindi è subentrata a lui Ciccio Martinelli, il grande Ciccio Martinelli, per me è uno dei più forti batteristi in circolazione, No, Ciccio Martinelli. E poi, dopo Ciccio Martinelli, Renato Lazzari, anche lui ha avuto la cattedra, che era professore, è dovuto andare via ed è entrato Armando Calabrò, che era, diciamo, lo straniero del Complesso degli Angeli. Perché lo straniero? Perché lui è marsalese. Il grande Armando Calabrò, che io stimo tantissimo perché è un bravissimo cantante, bassista, bravo, bravo, bravo. Che io tuttora ancora lo ammiro sempre. Volevo chiedere, molti si chiederanno sicuramente, ma c'è stato questo grande successo, un gruppo consolidato che poi negli anni si è ancora meglio affermato nella piazza di Trapani, ma oltre all'aspetto musicale, cioè al vostro rivedervi all'interno appunto delle manifestazioni o nelle manifestazioni, c'era anche un'amicizia, cioè vi vedevate fuori dalla sfera musicale. Sì, ero, ripeto, una famiglia, gli Angeli. Spesso facevamo delle cene, pranzi, diciamo, tutte assieme con le famiglie, con le rispettive famiglie, anche perché nel Massalese il proprietario allora, che non c'è più, Pino Valenti, il proprietario della Villa Favorita, ci invitava spesso lì da lui e passavamo tutte con le famiglie. No. C'era tanta unione in Tanta unione. noi, sì, fratellanza. Ma è possibile che alla base del vostro successo ci sia proprio questa grande Sì, amicizia c'era, tra di voi, sì. che poi magari E le persone vedevano anche anche. se, attenzione, dei momenti un po' particolari succedevano, non è Come nelle che migliori per famiglie. motivi sempre musicali, sai. No, per me questo va bene così, per me. E succedevano a volte delle discussioni abbastanza animate. Però la cosa bella
degli angeli, lo dico sempre, lo dirò sempre, per sempre, era quella che subito si chiudeva lì la cosa, subito, immediatamente. Ecco, non c'erano rancori. No, no, per niente, per niente. C'era questo rapporto bellissimo fra noi, quindi la cosa si chiudeva subito, sai? Non c'era un seguito, non aveva un seguito, non c'era odio, non c'era niente. Quindi gli angeli, poi la presenza degli angeli era importante perché forse in alcune foto si potranno vedere gli angeli, avevano sempre una divisa. Sì, sì, io ricordo. Sia per le celebrazioni, le serate più belle, lo smoking e tutto, o tutti uguali. Sì, cravatta, vestito, tutti uguali. D'estate oltre, con le camicie, tutto uguale, tutto, cioè, oltre alla performance, questo dava un segno alle persone. C'era anche una performance scenica che aveva la sua parte. Bravissimo, bravissimo. Ma ti volevo chiedere, ma che tu sappia, sempre relativamente all'epoca che tu hai militato con gli angeli, c'erano i giovani trapanesi che si rifacevano alla vostra musica, al vostro modo di fare musica? No, no, guarda, no. Gli angeli avevano un repertorio, uno stile di musica diverso da tutti gli altri gruppi. Gli altri gruppi, diciamo, curavano di più l'aspetto moderno, diciamo. A proposito del repertorio, che repertorio facevate? Ma noi era vasto il repertorio, in base alle occasioni che si presentavano, l'ambiente, noi suonavamo in base all'ambiente. A volte, per esempio, capitava spesso a Marsala che i matrimoni volevano soltanto sottofondo musicale, quindi tu dovevi impostare un repertorio. Tutti, per esempio, valzer di Strauss, tutte queste cose, cioè, sì, musica sì, particolare. Sì, adattavata secondo le esigenze. Esattamente, anche bravissimo, bravissimo. Di chi poi faceva il... Però, diciamo, gli angeli, il repertorio nostro, c'erano pezzi forse non conosciuti a tante persone, come l'orchestra del Müller, non so se tu la conosci. Ne ho sentito parlare. Tipo Moonlight Serenade, per esempio, tutte queste pezze che erano motivi strumentali che ci volevano tanti strumenti. Noi allora avevamo due sax con Lucio Messina che faceva chitarra e sax, quindi avevamo due sax, tenore e contralto, e in più la tromba, il maestro Bonsignore, grande trombettista, il mazzarese, maestro Bonsignore, e quindi si potevano fare questo tipo di musica, diciamo. Questo intrattenimento. Esattamente, esattamente. E quindi poi, sai, la musica sudamericana, la musica latina ci affascinava. Questi, diciamo, attiravano di più gli angeli per questo motivo, questo tipo di musica, capito? Ho capito. Pippo, allora, mi hai fatto vedere questo LP che gli angeli hanno inciso, lo facciamo vedere anche a tutti gli amici, e questo è una cosa veramente da conservare gelosamente. Non lo so, ci vuoi parlare un po' di tutte le retroscena legati poi all'incisione di questo LP? Ma innanzitutto è nata per volontà di Peppe Passalacqua, che è il regista della compagnia Martoglio, la grande compagnia di Nino Martoglio. Un'altra storia della nostra città. Sì, sì, bravissimo, bravissimo. E con la collaborazione del nostro maestro Michele Lombardo, allora si è pensato di fare questa commedia musicale, L'Io là. Ne abbiamo fatte due, però questa è la più importante, L'Io là, e poi l'altra era Con la pesce. Con la pesce. Benissimo. E allora poi una volta abbiamo fatto una mini tournée, diciamo, nel Trapanese e anche fuori del Trapanese. E accompagnavamo noi con il nostro gruppo questa compagnia teatrale. E allora parlando così,
con Michele Lombardo, dice, ma perché non pensiamo di fare un LP così? E così si è fatto alla Surdur Record a Palermo, la casa discografica, ed è stato presentato allora questo LP alla Villa Margherita. È stata fatta una serata bellissima, sai, c'era molta partecipazione. È stato presentato alla Villa Margherita e infatti un lato è cantato dal coro della Compagnia Martoglio e l'altro lato è tutto strumentale. Tutto bellissimo, diciamo che è una bella testimonianza attraverso sì, cioè avete comunque, è stata un'esperienza bellissima, avete comunque voluto lasciare un segno tangibile anche della vostra esistenza, perché poi le pubblicazioni di un libro, di un LP, ci sono altri strumenti per divulgare la musica, lasciano comunque un segno dell'artista o del complesso in questo caso. Ti volevo chiedere, per concludere la nostra bellissima chiacchierata, c'è un aneddoto particolare che ti ricorda, che ti è rimasto più impresso nella mente? Ma aneddoti ce ne sono tantissime, perché stando 27 anni con gli Angeli, 27 anni sono tante, quindi aneddoti diciamo. Però quello che più mi colpisce è stato un giorno... E dovevamo andare a suonare a Marsala, eravamo lì sempre mattina e sera. Allora il pulmino lo portavo io, avevamo un pulmino Fiat, che c'erano gli strumenti, in più dietro c'erano i posti per gli altri componenti, per lo più lo portavo sempre io il pulmino. Quel giorno Ciccio Martinelli, grande Frank, lo chiamavamo così noi, Frank, e dice Pippo, sai, lo posso portare oggi il pulmino? Ecco, dico, vabbè, portalo tu. Ci siamo avviati in Marsala, la solita strada di qua da Paceco, sai, lì c'è quel rettilineo lì. Esatto, sì. Allora da lì c'era una pattuglia dei carabinieri, allora alt, con la paletta, quello ci indica l'alt, ci fermiamo e lui si ferma ancora più, mi ricordo un 100 metri più avanti. Allora mi sono legata che era davanti pure, Ciccio, ma che fai? Non ti preoccupare, tranquillo. Ma ci siamo fermati. Lui scende per primo, tutto bello rilassato, quello ci viene incontro, il brigadiere. Allora lui, senza che lo conosceva, ci va, brigadiere mio, e se l'abbraccia. Quello ci va, giù le mani, quello è brigadiere mio. Innanzitutto mi dia le brette a patente. Lui lo guarda, serio, sai, un generone. Come un meritato? Ce l'hai meritato? Allora noi siamo usciti perché abbiamo visto... Era preoccupato. Ho messo legata pure... Sì, c'era... No, voi altri tranquilli, non preoccupateci con Matteo, con brigadiere. No, cioè... quello dice no, mi deve dare... E lui sembra dire di no. Allora quello, il brigadiere, ha capito che lui era un tipo strano. Chiama l'appuntato, dice appuntato, venga qua, dice per favore, ci vuole combattere lei, dice qua con questo signore. Ma se io ci vai, dice, ma che succede? Che è successo? Ci vai, dice, io la volevo salutare, abbracciare, dice fratellamente, dice però, dice, lui mi chiede, dice, più forte che ce l'ha data, dice la patente. Noi stavamo morendo dalle risate, ci fa l'appuntato, dice, non si preoccupi. Dice, facciamo finta di niente. Dice, voi state andando a suonare? Dice, sì, come al solito, ma sai, che ci conoscevano tutti, guardia di finanza, ogni volta ci fermavano. Eravate molto così conosciuti. Tanto per salutarci, esatto. Più che altro. E allora, niente, la cosa è finita lì. Lui ci ha fatto andare, l'ha puntato. Dopo una settimana, eravamo a Marsala a suonare a Delfino, sì. Marsala. Sai, Delfino era situato, ora adesso non più, che sono tanti anni che io non ci vado, non so se ci sono stati dei cambiamenti. Appena si entra in sala, subito sulla destra c'è il palco, un piccolo palco per i musicisti. E noi eravamo lì pronti, entrano gli invitati. E chi entra? Entra il brigadiere. Ah, era invitato al matrimonio. Lui non si era accorto il brigadiere, era con la moglie. Ciccio Martinelli l'ha conosciuto. Era seduto alla batteria e ci fa, brigadiere, buongiorno. E lui si gira, mamma mia, come mi ha illuminato tutti. Vedi come sono le cose. Insomma, da lì
Da lì poi è nata l'amicizia. È nata l'amicizia. Sì, perché poi nell'intervallo poi... Il brigadiere ha capito che sì, poi eravate sì, artisti. Sì. Ci siamo presentati, poi è finito tutto a ridere. Però diciamo che è stato un episodio troppo bello. No, Ciccio... veramente originale. Sì, sì, originale. Pippo mio, io innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità, spero che tutte le persone che seguono l'intervista e che seguiranno l'intervista possano davvero, conoscere tramite te che li hai raccontato il complesso musicale degli Angeli, che tanto hanno dato a livello musicale alla nostra città. Sono stati veramente un gruppo che è diventato mitico, perché per me è un gruppo mitico gli Angeli. Io li ricordo che ero ragazzino e già ragazzino sentivo parlare mio padre, ci sono gli Angeli al matrimonio, dove dobbiamo andare? Quindi eravate davvero gettonati, eravate io davvero dico soltanto queste ultime cose, che pensieri più che altro, per dirti che io ero innamorato degli Angeli. Io andavo a sentirli sempre, a volte di nascosto pure, perché ce l'avevo nel cuore e sono rimasti nel cuore. Certo, non può essere altrimenti. E quando nel 79 mi hanno chiamato, dopo aver fatto tante prove con altre persone, hanno deciso di scegliere me, e tu lo puoi capire benissimo, ho toccato il cielo con la mano, con un dito, è meraviglioso. Per te si è coronato, diciamo, un bravissimo, sogno. Bravissimo. Si è coronato un sogno. E quindi gli Angeli rimarranno sempre nel mio cuore. Grazie Pippo per questa bella testimonianza. Grazie a te. Tutti quelli, ripeto, che seguiranno l'intervista apprezzeranno, e magari qualcuno sarà curioso di andare a rivedere qualcosa di questo complesso musicale che ha fatto la storia della nostra città. Io vi ringrazio e ringrazio ancora sentitamente quanti seguono le nostre trasmissioni. Continuate a seguirci, vi abbraccio tutti, un caro saluto. Ciao. Ciao.